Il paese guarda con attenzione alla manifestazione di Fratelli d'Italia a Treio. Perché? Perché sfilano tutti i leader politici in questi giorni ed è un momento in cui sul tavolo ci sono dei temi importantissimi per il paese, quali il futuro del governo, il futuro Presidente della Repubblica. Da Berlusconi a Salvini, da Letta a Conte fino a Renzi. Praticamente tutti i leader politici sfileranno sul palco di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia a Roma e che andrà avanti fino a domenica. L'edizione numero 23 per l'esattezza, nel corso delle quali tanti governi e maggioranze sono cambiate. E a guardar bene la particolarità di quest'anno è che tutta la coalizione che sostiene Draghi andrà a casa dell'unico partito di opposizione per confrontarsi su presente e futuro. Questo è un luogo nel quale tutti vengono rispettati. Chiaramente è difficile che ci si faccia cambiare idea rispetto a come la pensiamo, ma proprio per questo ci piace ascoltare anche gli altri punti di vista. A un mese dalla convocazione dei grandi elettori per iniziare le votazioni sul Quirinale, Atreju diventa quindi un momento anche per testare i rapporti tra le forze politiche e per parlare, appunto, di Colle. Per Giorgia Meloni è presto per dire come andrà a finire sul Quirinale, ma invita a concentrarsi su quale sia la responsabilità della politica nell'elezione del capo dello Stato. Perché in troppi pensano che serva un capo dello Stato capace magari di mantenerli al potere anche se perdono le elezioni. Invece io cerco un capo dello Stato e faccio il capo dello Stato. Draghi dovrebbe andare al Quirinale o restare a Palazzo Chigi? La presidente di Fratelli d'Italia, che batte sulle elezioni, risponde così. Guardi, io non faccio il navigator di Mario Draghi, francamente. C'è Quindi adesso dibattito sul Quirinale. C'è il dibattito sul Quirinale, però io non lo anticiperei troppo, perché il quadro ancora mi pare molto fluido, è ancora difficile dire che cosa accadrà. Draghi al Quirinale, in cambio si vota. Io dopo l'elezione del capo dello Stato le elezioni le chiederò comunque. Perché in ogni caso il mandato di Mario Draghi è legato a quello del presidente Mattarella. E di